Titoli di oggi: l'epidemia insabbiata, dal medico col bancomat, contatti col sindacato, la situazione nel mondo del lavoro. Ci ritroviamo fra 30 secondi dopo la pubblicità. Lo Speech IGL ti dà di più con la professionalità, l'evoluzione tecnologica, la disponibilità e con l'apertura alle 8 del mattino nelle sedi di Feltre, Sedico e Alpago. Vuoi sapere quando potrai andare in pensione? Se hai tutto quello che ti spetta? Se ci possono essere delle integrazioni alla tua pensione? Con Speech IGL tutto diventa semplice. Presente in tutta la provincia per darti sempre di più. www.spibelluno.it. Gentili telespettatori, ancora dai nostri salotti di registrazione, ben ritrovati con l'informazione del sindacato dei pensionati della CGIL di Belluno. L'epidemia insabbiata. Il Pio Albergo Trivulzio è il polo geriatrico più importante d'Italia, con più di 1300 anziani ricoverati. Per tutto il mese di marzo non è stata considerata la diffusione del Covid-19 nei suoi reparti, mentre il morbo contagiava numerosi pazienti ed operatori sanitari. Il professor Luigi Bergamaschi, geriatra tra i più qualificati a Milano, ha subito perfino un provvedimento di esonero perché colpevole di autorizzare l'uso di mascherine chirurgiche al personale alle sue dipendenze. Il giorno stesso del suo allontanamento forzato è stato fatto esplicito divieto a medici e paramedici di indossarle. Il delegato della RSU, Pietro Lagrassa, ha denunciato quanto successo. Gli anziani morivano e a noi, nonostante l'evidenza dei sintomi, dicevano che si trattava solo di bronchite stagionale. La morte di più di 70 persone e varie denunce hanno indotto la Procura di Milano ad aprire un'inchiesta. Fino ad oggi l'immagine del glorioso Pio Albergo Trivulzio era stata infangata solo dalle banconote gettate nel water dal faccendiere Mario Chiesa. Gli svantaggi di chi non è in rete. In un momento drammatico in cui è doveroso stare in casa e molte operazioni presso banche, posta, uffici pubblici non possono più essere fatte di persona, risulta ancora più evidente il disagio di chi ha difficoltà ad utilizzare i nuovi mezzi. Il divario digitale genera nuove diseguaglianze che colpiscono le fasce più deboli e in particolare gli anziani. Negli ultimi 20 anni, le nuove tecnologie hanno modificato i comportamenti degli individui. L'avvento della comunicazione mobile, internet, hanno assunto un'importanza crescente nella società, al punto da creare un danno a chi ne è escluso. Un divario che coinvolge soprattutto le fasce più deboli, la cui situazione di svantaggio corre il rischio di peggiorare. In Italia, nel 2019, gli individui dai 6 anni in su che utilizzano internet rappresentano il 70,4% della popolazione. Se isoliamo i più anziani, le percentuali sono molto al di sotto della media, 28,8%, e calano ulteriormente se consideriamo le donne, 22%. Quali sono le attività svolte online dagli over 65? Innanzitutto ricercare informazioni sanitarie, mentre l'interazione con i servizi online della pubblica amministrazione risulta bassa. Dal medico con il bancomat. Per avere diritto alla detrazione fiscale del 19% prevista per le spese sostenute per le visite mediche specialistiche ed esami di laboratorio in strutture private, dal 1 aprile non si può più pagare in contanti, ma soltanto con bancomat, carte di credito, bonifico postale o bancario, cioè modalità che lasciano traccia dell'avvenuto pagamento. Un provvedimento introdotto dall'ultima legge di bilancio come misura di lotta all'evasione fiscale, che però può avere conseguenze non indifferenti per chi ha poca dimestichezza con gli strumenti di pagamento elettronico. Il ritorno di Schengen.
Il Covid non si batte con i doganieri. Ormai è chiaro, il Covid è un vero e proprio stress test per il mercato interno dell'Europa. La base del suo funzionamento, la libera circolazione di persone e merci, è infatti fortemente ostacolata dalle barriere sanitarie e dai confinamenti di interi stati. Bruxelles cerca di persuadere i governi a mantenere le frontiere aperte per limitare il disastro economico a venire. Ylva Johansson, commissaria europea agli affari interni, ha dichiarato a Euronews: "Capisco che gli Stati membri abbiano dovuto agire d'urgenza nel tentativo di limitare o evitare i contatti tra le persone, ma il virus è già in tutti gli Stati membri, quindi è inutile pensare di fermarlo chiudendo le frontiere. Quello che invece dobbiamo fare è ridurre le occasioni di incontro tra le persone, limitandone gli spostamenti. I controlli delle frontiere interne dell'Unione Europea dipendono dalle autorità nazionali e possono essere ristabiliti unilateralmente previa notifica alla Commissione Europea. Ma appare donchisciottesco pensare di contrastare l'epidemia con i doganieri. Anzi, i 27 cominciano a rendersi conto che per combattere il Covid-19 ci vuole più cooperazione. Notiamo che gli Stati membri chiedono un ruolo maggiore da parte della Commissione europea rispetto a quello svolto normalmente. Chiedono coordinazione, accolgono le linee guida e lavorano tra di loro e con l'esecutivo di Bruxelles, provando a superare gli ostacoli e i problemi per trovare soluzioni meno traumatiche. Malgrado ci siano ancora problemi da risolvere, vedo che c'è buona volontà, aggiunge la titolare del portafoglio comunitario per gli affari interni. Il Covid è un banco di prova per l'Unione Europea. O sarà l'occasione del suo rinascimento o del crollo completo. Cosa stiamo imparando dal coronavirus? La società non esiste, esistono gli individui, affermava Margaret Thatcher. Lo Stato non è la soluzione, ma il problema, diceva Ronald Reagan. Queste frasi, 40 anni fa, diedero avvio alla riconquista del primato ideologico da parte del pensiero cosiddetto liberale, in nome dell'individuo e del valore della persona. Oggi siamo all'emergenza coronavirus e ci accorgiamo invece cosa significhi e quanto sia importante l'intervento dello Stato, dell'importanza delle strutture sociali e sanitarie ed abbiamo perfino scoperto il valore della solidarietà tra i cittadini. Un welfare ben strutturato, una sanità pubblica estesa a tutti, una scuola pubblica che formi i cittadini coscienti, insomma, l'idea che esista un bene comune che va anteposto ai comodi individuali. Non è forse questo l'insegnamento di queste tremende settimane? È per costruire una società più solidale, meno esposta all'odio, alla malattia, alla solitudine, che si pratica la solidarietà. I contatti con il sindacato. Il sindacato dei pensionati della CGIL di Belluno da giorni si dà da fare per raggiungere telefonicamente i propri iscritti. Sono loro ad avere più difficoltà ad uscire di casa, fare la spesa, prepararsi da mangiare o acquistare le medicine in farmacia. Molti vivono da soli, senza aiuti. Molti hanno vissuto la terribile esperienza di un lutto di un proprio caro che è stato contagiato dal virus in forma letale ed è senza consolazione. Molti non sono autosufficienti e magari non sanno nemmeno che possono usufruire di servizi a domicilio, dalla spesa alle medicine alla pensione, che da qualche giorno può essere ritirata presso gli uffici postali direttamente dai carabinieri e recapitata a casa degli anziani. Sì, perché è stata data questa possibilità che evita di raggiungere l'ufficio postale a coloro che solitamente ritirano la pensione allo sportello postale. Ricordiamo che c'è attivo il servizio Serve una mano che porta a casa la spesa, i farmaci e i giornali.
Lo SPI ha inviato agli iscritti un messaggio dove si indica il numero di cellulare da chiamare in ogni caso di incertezza o bisogno di informazioni. È il 349-5636-438. Sentiamo ora Mauro De Carli, segretario generale della Camera del Lavoro di Belluno, cosa ci dice sulla situazione politica riferita al mondo del lavoro. Due notizie e due considerazioni. La prima notizia di pochi giorni fa, messa in rete dal Ministro Speranza, Ministro della Sanità, che dice che oggi siamo a un coefficiente 1 del contagio. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni nuovo contagiato che si riesce a riscontrare, al massimo possiamo avere un altro nuovo contagiato possibile. Questo dato è un dato emblematico, importante, perché veramente ci pone sulla curva del contagio nella fascia di staticità, quindi non stanno crescendo i nuovi contagiati, non c'è, come dire, un intasarsi nuovo degli ospedali, sono meno decessi rispetto ai tanti che ci sono stati finora e quindi siamo a un punto molto importante del lavoro svolto da tutti noi. È un lavoro che abbiamo svolto stando a casa, bloccando le attività produttive, non frequentandoci, non assemblandoci, e questo è un grande segnale che viene sostanzialmente da tutto il Paese, che è stato molto attento alle direttive imposte dal governo a tutto campo. La seconda notizia, la seconda considerazione viene sempre dal Ministro Speranza, che dice attenzione però, perché se non rispettiamo e continuiamo a rispettare queste regole anche per il prossimo futuro, possiamo perdere i vantaggi che abbiamo ottenuto e ritornare pericolosamente verso un aumento del contagio a coronavirus. Ecco, in questi giorni sta avvenendo esattamente purtroppo il contrario. Gran parte delle industrie, anche quelle bellunesi, hanno deciso unilateralmente di riprendere l'attività anche quando per loro ci sarebbe stata una forma di blocco. E da questo punto di vista chiedono a man bassa di riprendere velocemente l'attività produttiva. Quindi abbiamo di fronte lavoratori che sono costretti nella vita privata a mantenere le distanze, a stare rinchiusi in casa, a non frequentarsi, mentre nel loro lavoro sociale sono costretti in qualche maniera a ritornare velocemente al lavoro. Cosa vogliamo dire? La scelta quindi che il sistema delle imprese sta facendo, con una forte pressione presso la politica, presso tutte le istituzioni, di voler velocemente rientrare a una vita quotidiana che ci sarebbe vietata, pone degli elementi di pericolosità per il futuro, per una possibile ripresa del contagio da qui in avanti, cosa che purtroppo è già capitata in qualche altro stato estero, pensiamo ad Hong Kong, dove purtroppo il governo immediatamente dopo ha dovuto rimettere le stesse restrizioni che c'erano prima, anzi forse un po' più pesanti ancora. Allora la domanda che ci facciamo, vogliamo perdere i vantaggi che abbiamo ottenuto? Vogliamo velocemente invece andare verso una tenuta del contenimento del contagio al coronavirus? Ecco, è una domanda che facciamo al sistema delle imprese, è una domanda che facciamo alla politica. La posizione della CGIL è quella di dire ancora per qualche periodo cerchiamo di essere ferrei nelle regole, di mantenere, come dire, le imposizioni che ci sono state dettate. Avevano e hanno portato dei risultati, non disperdiamoli nei prossimi periodi. Finalmente la curva del contagio del coronavirus ha cominciato a scendere e l'Italia sembra avviarsi verso la fase 2, quella della convivenza con il virus. Dovrebbe infatti in queste ore essere varato dal governo il DPCM che entrerà in vigore il 14 aprile con l'ulteriore proroga dei divieti in atto ma con un parziale allentamento della stretta. Il giorno dopo lunedì dell'Angelo, se i dati si confermeranno, ci potrebbe essere dunque già una qualche minima riapertura delle attività produttive. Mentre per riprendere a spostarsi, uscire di casa, pur tra mille preoccupazioni perché il virus non è sconfitto, bisognerà attendere almeno l'inizio di maggio. È e sarà comunque un processo che si annuncia lento e graduale.
Nella nostra provincia vediamo che i dati rallentano, ma siamo comunque la provincia dopo Padova con i numeri di contagio più alti rispetto alla popolazione residente. Restare fermi ancora un po' sarebbe auspicabile. In questi giorni verranno aumentati i controlli di polizia perché c'è la necessità di evitare un esodo nei weekend pasquali, ma anche nel quello del 25 aprile e del 1 maggio. La situazione economica. La stretta prevista dal governo per arginare la diffusione del coronavirus ha portato ovviamente a un calo della produttività di tutto il nostro paese. Per arginare il grande impatto economico è stato generato il decreto Cura Italia. Sono state messe a disposizione molte risorse, 3 milioni e mezzo i miliardi di in più alla sanità e alla protezione civile, 240 milioni per aumentare i posti letto negli ospedali. In tutto il territorio nazionale saranno 50% in più nei reparti di terapia intensiva e 100% in più nei reparti di rianimazione. Sono stati stanziati 250 milioni per gli straordinari del personale. È stata inserita la norma che considera direttamente abilitati alla professione i neolaureati in medicina. In una situazione così drammatica, il governo ha ritenuto necessario sostenere tutte quelle attività che davano aiuto alle cure, pertanto la sanità, come abbiamo sentito, ma anche all'Istituto Superiore di Sanità sono stati dati 4 milioni di euro per i ricercatori, mentre altri poteri speciali sono stati attribuiti al prefetto e alla protezione civile. Ai comuni sono stati direzzati i 400 milioni di euro stanziati recentemente con l'ultimo DPCM e sono già stati distribuiti appunto ai comuni per i buoni spesa da consegnare alle famiglie che ora sono in gravi difficoltà, che sono state in linea di massima selezionate sulla base delle graduatorie dei servizi sociali. Alla provincia di Belluno sono stati assegnati 1.076.000 euro. Ogni comune ha messo a disposizione il modulo per la domanda sia online che in forma cartacea. Tutto questo per tenere in piedi l'Italia. Ma per tenere in piedi l'Italia in questa fase di emergenza è certo che c'è bisogno di un paracadute europeo. L'Europa non può non riconoscere la situazione epocale che essa stessa sta attraversando. Nello scorso notiziario abbiamo parlato, se vi ricordate, di case di cura e della nostra preoccupazione per gli ospiti. In questi giorni abbiamo cercato di capire meglio come vivono i nostri uomini e le nostre donne all'interno di queste residenze. Si percepisce che tutte le strutture si sono date da fare per contenere al massimo i contagi e dare sollievo agli ospiti. Per quanto riguarda il monitoraggio sullo stato di salute dei residenti in queste case in merito al coronavirus, vale a dire indagini di laboratorio, abbiamo sentito che tale attività ora è organizzata e predisposta direttamente dall'Orsuna Dolomiti. Serve comunque il massimo sforzo di tutti, delle direzioni per le residenze degli anziani, della ULS e della Regione per garantire la protezione al contagio. Siamo anche in prossimità della Pasqua. Auguri di buona Pasqua a tutte e a tutti. Un augurio speciale da parte dell'Ospice GL a tutte le anziane e gli anziani che vivono in questo periodo in giornate di solitudine. Termina qui il nostro notiziario. Ci rivediamo fra 15 giorni, augurandovi, nonostante il momento che stiamo attraversando, un sereno weekend di Pasqua.